Attacchi, tatticismi, pendenze impossibili, follie miste, tutto ciò e molto di più è il gran finale del Giro dei Paesi Baschi nell'arrivo classico di Arrate con una tappa da tregenda, 3850 e passa metri di dislivello, una serie di muri assolutamente impossibili da affrontare e una situazione tattica in classifica che ci garantisce che avremo grande spettacolo. Remco Evenepoel in maglia a solo 2 secondi su Dani Martinez della Ineos. In fuga ci sono Davidino Formolo contro Cristian Rodriguez per la maglia di miglior scalatore, quindi abbiamo 3 lotte oggi per la tappa, per la maglia e per il com. Formolino se ne va sul terz'ultimo colle, dietro ovviamente Ineos Grenadiers fa il lavoro per tutto il giorno per cercare di stancare Remco. Sul pezzo duro di questo colle di prima attacca dal nulla Primož Roglič, che ieri ha perso la maglia in maniera anche abbastanza spettacolare. Sarà la miccia che farà esplodere la corsa, vediamo Henrik Maas al contrattacco, si sta creando un gruppetto perché Remco, che vediamo lì dietro, è rimasto ad inseguire. Vanno via in 4 Jonas Vingegaard, Henrik Maas, Dani Martinez e Jonis Aguirre con Vlasov dietro che li segue. Remco scollina qua a 39 dalla fine con una ventina di secondi di ritardo. Nella discesa successiva cade Henrik Maas insieme al compagno Oliveira, un gran peccato, aveva una bellissima gamba. Cogliamo l'occasione per porgere un pensiero a Milan Fader, che è caduto ieri, non visto dalle telecamere, ed è in ospedale in questo momento. Formolo viene ripreso a quelli davanti, mentre Martinez dietro, dopo aver fatto tirare Remco per qualche chilometro, averlo fatto un po' innervosire, si mette a dare il suo contributo, si riavvicinano quelli davanti. Per qualche minuto era stato in maglia Pello Bilbao, che aveva fatto una discesa spaventosa, ma ora si riappallottolano tutti quanti davanti ai piedi dell'ultima salita Lusarza, 4,5 km all'8,8%. In questa fase a corsa ognuno più o meno cerca di andare via. A un certo punto qua Formo rischia di abbattere uno spettatore. Remco riesce a prendere lo sprint intermedio, ora a 3 secondi su Dani Martinez, ma mentre ai piedi dell'ultimo colle si lotta e ci si guarda per la classifica generale, Davide Dino Formolo non ci sta e prova ad andarsene di nuovo con la forza di volontà. Dietro si fermano totalmente a un certo punto, addirittura a 50 secondi, quando sopraggiunge l'attacco di Jonis Aguirre. Un cambio di ritmo al quale Remco non riesce a rispondere, ha speso troppo durante questa tappa per coprire i 1000 attacchi che gli sono arrivati da tutte le parti. A questo punto è la corsa di chiunque, con Martinez favorito, ma cade Jonis Aguirre in salita dal nulla. Come ieri con Vlasov è coinvolto Jonas Vingegaard, che gli ha tagliato la strada. La sua corsa sembra dover finire lì, ma lui si rialza in un attimo e riparte come se niente fosse. Davanti sono rimasti in 3 con Vlasov, che spara una trenata spaventosa contro Martinez e Vingegaard, ma non riesce a staccarli. Allora tornano da dietro Marc Soler con Jonis Aguirre, che ha recuperato, e arriviamo all'ultimo chilometro, che è in discesa con questo quintetto a giocarsela. Vince chi passa per primo all'ultima curva a destra, ci si tuffa Jonis Aguirre dopo la caduta, incredibile. Vlasov ci prova, ma è lui, Jonis Aguirre, a finire davanti a tutti, pazzesco. Era caduto pochi chilometri prima, è riuscito a recuperare quelli davanti, quindi ha fatto anche la salita più forte di loro, il basco, e si prende la vittoria assolutamente meritatissima, e anche il secondo posto nella generale finale, con Remco che arriva a 24 secondi. Vittoria veramente speciale, la prima in Cofidis per Jonis Aguirre. Dalle stalle alle stelle, a casa propria, si congratula con lui Henrik Maas, gladiatorio, arrivato nono comunque alla fine in classifica generale, col sangue in faccia dopo la caduta. Ma che vittoria per Jonis Aguirre, è la seconda per lui qui a Lizzulia dopo quella l'anno scorso, l'ha vinta 3 anni fa, c'è un feeling speciale con la corsa di casa per il 33enne, e da oggi c'è anche per Daniel Felipe Martinez, grandissima gestione per lui durante tutta la corsa, vince anche la classifica punti perché è stato veramente molto molto forte durante tutti i 6 giorni. È il suo secondo giro breve in carriera, l'altro era stato il Delfinato, vince solo corse prestigiose, e ora sembra veramente pronto a puntino per il ruolo a capitano al Tour de France. Terzo Vlasov, che ha fatto comunque molto bene. Quarto Remco Evenepoel, che ricorderà questi Zulia con un sapore agrodolce, ha fatto tanti errori tattici, ma ha dimostrato veramente tante belle cose anche, ci ha fatto un sacco divertire. Rodriguez vince la Coma a discapito di un Formolino comunque gigantesco, indimenticabile. Grande sconfitta ovviamente la Jumbo Visma di Roglic e Vingegaard. È stato un piacere per me parlarvi di questo Zulia, ci vediamo alle prossime gare.